voglio proporvi un ciclo di incontri, lezioni speciale, perché interamente dedicato a un solo filosofo e a un solo testo di un solo filosofo. Questo filosofo e teologo si chiama Martin Buber, è nato a Vienna nel 1878 ed è morto a Gerusalemme nel 1965. È un filosofo e teologo di origine austriaca, ma poi naturalizzato israeliano per il motivo molto semplice che è un filosofo legato al pensiero ebraico, all'ebraismo moderno, in particolare al pensiero hassidico, all'ebraismo hassidico, che è un movimento, un grande movimento ebraico sorto in Polonia nel XVIII secolo per opera del cabalista Israel ben Eliezer, detto Baal Shem Tov. Qui si ferma il nostro interesse storico e arriviamo invece al nostro interesse spirituale, di ispirazione e di motivazione concreta. Infatti, Martin Buber ha una grande qualità e capacità, quella di saper attingere alla storia molto ricca, alla tradizione molto ricca dell'ebraismo e anche, soprattutto, ai racconti dell'ebraismo hassidico, per portarci dei messaggi molto potenti, messaggi che riguardano intimamente, come sentirete fin da subito, ognuno di noi. Questo è il nostro interesse. In particolare ci concentriamo su un piccolo testo nato da una conferenza che Martin Buber ha tenuto nel 1947, che si chiama Il cammino dell'uomo. Questo piccolo, preziosissimo testo è scandito in sei lezioni, sei capitoli che sono a tutti gli effetti, sei lezioni perfetti, perfette per scandire una settimana, compreso il giorno di riposo, lo Shabbat, di ascolto, di ispirazione e, come sentirete, ripeto, di motivazione. Una volta in più ci viene qui mostrato quanto tra ispirazione e motivazione non vi sia una differenza sostanziale, cioè quanto tra crescita personale e crescita spirituale vi sia un'intima relazione. Il cammino dell'uomo è il suo testo, tenete a mente la parola centrale, cammino, un'altra di quelle parole che è stata abusata dalla nostra pedagogia cattolica, dalla nostra educazione cattolica e che, vi accorgerete subito, ritrova qui il suo senso originario. Le sei lezioni sono le seguenti. Prima lezione, ritorno a se stessi. Seconda lezione, il cammino particolare. Terza lezione, risolutezza. Quarta lezione, cominciare da se stessi. Quinta lezione, non preoccuparsi di sé. Infine, sesta lezione, là dove ci si trova. Iniziamo oggi con la prima lezione, ritorno a se stessi. La prima lezione è anche la più impegnativa. Ahimè, mi chiedo un po' di pazienza oggi, ma le prossime saranno molto più semplici perché derivano da questa. Si chiama ritorno a se stessi. Vi leggo il passo relativo, il racconto relativo, questo è lo schema che usa sempre in questo testo Martin Buber, racconti della tradizione hassidica e spiegazione che si radica profondamente in noi stessi. Rabbi Shneur Zalman, il Rav della Russia. Non entriamo naturalmente in tutti i termini tecnici, non ci interessa, prendiamolo come un racconto fluente. Era stato calunniato presso le autorità da uno dei capi dei Mitnagedim, degli avversari dello hassidismo, che condannavano la sua dottrina e la sua condotta, ed era stato incarcerato a Pietroburgo. Un giorno, mentre attendeva di comparire davanti al tribunale, il comandante delle guardie entrò nella sua cella. Di fronte al volto fiero e immobile del Rav, che assorto non lo aveva notato subito, quest'uomo si fece pensieroso e intuì la qualità umana del prigioniero.
Si mise a conversare con lui e non esitò ad affrontare le questioni più varie che si era sempre posto leggendo le scritture. Alla fine chiese come bisogna interpretare che Dio onnisciente dica ad Adamo «Dove sei?» accade nella Genesi, capitolo 3, versetto 9. «Credete voi, rispose il Rav, che la scrittura è eterna e che abbraccia tutti i tempi, tutte le generazioni e tutti gli individui?» «Sì, lo credo», disse. «Ebbene», riprese lo Tzaddik, il saggio, «in ogni tempo Dio interpella ogni uomo. Dove sei tu nel mondo? Nel tuo mondo? Dei giorni e degli anni a te assegnati ne sono già trascorsi molti. Nel frattempo, tu fin dove sei arrivato nel tuo mondo?» Dio dice, per esempio, «Ecco, sono già 46 anni che sei in vita. Dove sei? Dove ti trovi?» All'udire il numero esatto dei suoi anni, il comandante si controllò a stento. Posò la mano sulla spalla del Rav ed esclamò «Bravo!», ma il cuore gli tremava. La domanda centrale che fa tremare il cuore del militare è la domanda centrale del ritorno a noi stessi, del cammino. La domanda che fa scaturire il ritorno a noi stessi è il cammino. Questo è il punto di partenza. Il punto è: Dio ti chiede dove sei. Naturalmente l'allusione all'onniscienza divina implica il fatto che Dio sa benissimo dove si trova Adamo. Non è che gli chiede dove sei perché non lo sa. Sa dov'è. Il punto riguarda Adamo, riguarda l'uomo. Ed ecco quello su cui verte questa prima magnifica lezione. Dividerei gli elementi di questa lezione fondativa e quindi più difficile delle altre, non difficile, diciamo un po' più complessa, che richiede un po' più di attenzione progressiva, ma come ho già avuto modo di dire molte volte, tutti possiamo imparare tutto, passo passo, senza fretta, senza ansia, anzi con il piacere, grazie anche a questi dispositivi digitali, di poterci soffermare prendendoci il tempo che ci serve su ogni elemento. Quattro elementi, così ho suddiviso questa lezione, che riguardano appunto il ritorno a se stessi. Primo elemento, dove sei? Secondo elemento, ascoltare la voce o soffocare la voce. Terzo elemento, seguire la voce. Quarto elemento, in conclusione, la relazione tra ravvedimento, ritorno, redenzione e cammini. Uno alla volta. Dove sei? Ce lo spiega chiaramente Martin Buber, che dice: Adamo si nasconde per non dover rendere conto, per sfuggire alla responsabilità della propria vita. Così si nasconde ogni uomo, perché ogni uomo è Adamo ed è nella situazione di Adamo. Per sfuggire alla responsabilità della vita che si è vissuta, l'esistenza viene trasformata in un congegno di nascondimento. Proprio nascondendosi così e persistendo sempre in questo nascondimento davanti al volto di Dio, l'uomo scivola sempre e sempre più profondamente nella falsità. Ecco, il punto è esattamente questo. Più io mi nascondo a Dio, al suo richiamo, alla chiamata spirituale, più io mi nascondo a me stesso e più io divento falso. Il rifiuto di Dio, che è posto come fondamento dell'inizio del ritorno a se stesso, se stessi,
Questo rifiuto implica un avvoltolarsi sempre di più dentro la falsità che copre un'altra falsità. Ma qui abbiamo però l'elemento fondativo di tutto, perché se Dio non esistesse, se Dio non ci chiamasse, cioè se la voce spirituale, quel senso più profondo della ricerca spirituale, del senso più profondo della nostra vita, non ci fosse, non ci sarebbe questo meccanismo. Non ci sarebbe questo meccanismo, nessuno sarebbe falso, non ci sarebbe né il vero né il falso, né il bene né il male, che se vi ricordate è l'inizio di tutto il resto, l'albero della conoscenza del bene e del male, in ebraico Tov e Ra, e tutto quello che avverrà nei secoli, nei millenni, secondo la scrittura, deriverà da questa scelta. Ogni volta ci dirà la scrittura, siamo di fronte, ogni giorno siamo di fronte al Tov e al Ra, al bene e al male. Deuteronomio verrà detto, avete davanti a voi due strade, sempre la benedizione e la maledizione e così via. Ma se non ci fosse il fondamento spirituale, tutto questo si sgretolerebbe. Ed ecco che ci troviamo nel mondo di oggi. Un mondo che si nasconde a se stesso, nelle sue falsità, che trova giustificazioni costanti a ciò che è, pur non trovando nessun tipo di logica. Pensiamo al concetto della fortuna o sfortuna che regola la vita dell'umanità. Noi siamo nel miliardo d'oro, secondo la visione delle multinazionali, e poi c'è tutto il resto del terzo mondo, il miliardo d'oro da spremere fino alle ossa, e il terzo mondo così da utilizzare come schiavi. Questa è la visione del nostro sistema materialistico che, appunto, avendo perso il suo fondamento, la sua direzione spirituale, si trova semplicemente in balia come una banderuola dei venti della casualità. Siamo nati, siamo fortunati. Sai che fortuna nel miliardo d'oro. Siamo fortunati perché siamo nati qui in Occidente, in Europa, negli Stati Uniti, in Italia, non moriamo di fame, quindi che bella fortuna che abbiamo avuto. E certo, la fortuna e la sfortuna sono rette dal caso, no? Quindi c'è un caso che regge tutto. Basta, abbiamo risolto i nostri problemi. Nessuno si interroga il significato del caso, però dentro di noi ci interroghiamo sul significato del caso. Perché ci interroghiamo dentro di noi sul significato del caso? Perché sentiamo che c'è un altro significato, che c'è una direzione, questa spinta che hanno tutti, poi vogliamo nasconderci a essa, vogliamo rifiutarla, come fa la maggior parte delle persone, ma questa spinta c'è. Se non ci fosse, non ci sarebbe niente di tutto questo. Questo per dire che il nascondimento, il dove sei, il nascondersi a Dio, il nascondersi a se stessi, nasce dal fatto che vi è una necessità spirituale. Portiamola nei nostri termini. La necessità spirituale è ciò che fonda ogni ricerca della realizzazione. Ecco allora che la prima azione di liberazione qual è? È quella in cui Adamo dice: sono qui. Sono qui e sono nudo. Sono qui e sono nudo. Questo è il primo elemento. Dove sei? Cesso di nascondermi oppure continuo a nascondermi? Questa è la scelta tra il bene e il male, Tov e Ra. Dalla mia scelta dipende il mio futuro, il mio cammino e il mio ritorno. Ora abbiamo poi il secondo elemento. Ascoltare la voce o soffocare la voce, qui riguarda tutti noi. Sentite cosa dice. A questo punto tutto dipende dal fatto che l'uomo si ponga o no la domanda. Indubbiamente, quando questa domanda giungerà all'orecchio, dove sei? Sono qui, dove ti trovi? Com'è stata la tua vita fino adesso? Sei arrivato a 51 anni? Che cosa hai fatto? Cosa puoi dire di te stesso sul serio? Questa è la domanda del dove sei. Smetti di nasconderti, guardati in faccia. Quando questa domanda giungerà all'orecchio, a chiunque il cuore tremerà come al militare.
Ma il congegno gli permette, il congegno di nascondimento, tutte le falsità, tutti i racconti che ci raccontiamo in questo mondo e che questo mondo ci racconta e si racconta, gli permette ugualmente di restare padrone anche di questa emozione del cuore. Sentite qui quanto è centrale questo aspetto e quanto riguarda tutti noi. La voce, infatti, non giunge durante una tempesta che mette in pericolo la vita dell'uomo. È la voce di un silenzio simile a un soffio ed è facile soffocarla. Questo ci spiega perché il percorso di cambiamento, nella maggior parte di noi, me incluso, radicale di cambiamento per quanto mi riguarda, arriva in tarda età o in età avanzata. Perché sentite che ci sono tre azioni. Sentire la voce. Sentire la voce che dice dove sei, cioè sentire che ci stiamo nascondendo, che non sta funzionando, che stiamo sbagliando strada. Situazioni che ci coinvolgono e che ci mostrano, che ci portano, come si dice, un messaggio. Non le riconosciamo, non riconosciamo quel messaggio perché è sospirato, è un messaggio che appunto arriva quasi in silenzio, come un soffio. Questa è la parte più difficile. Che non so a chi appartenga, forse davvero soltanto agli eletti. Posso dire che per la gran parte dell'umanità, me incluso, non è possibile o non si riesce ad ascoltare questa voce quando è fioca. La si soffoca, siamo impegnati nella nostra vita. Quando ci sono piccoli problemi, li superiamo, poi li dimentichiamo. Una malattia o un piccolo fallimento o un fallimento di relazione nel lavoro, in tutte le situazioni. Quando le cose sono soft, non le sentiamo. Questa è una caratteristica anche comprensibile, io penso, dell'essere umano. Ed ecco però che arriva a un certo punto, ed ecco perché avviene questo in età avanzata, quando si è già ampiamente adulti, posso dirlo anche statisticamente, dalla esperienza ormai quasi ventennale di Area 51 Publishing, quando arriva la botta, quando la voce non è più un soffio, ma è un grido, oh! Ti sei accorto che allora quella che un grande come Stanislav Grof, uno dei padri della psicologia transpersonale, chiama emergenza spirituale, cioè una situazione di crisi forte, che è la voce che grida, ecco che possiamo ancora una volta fare due cose: scegliere il Tov, cioè seguire finalmente la direzione spirituale e dire un attimo, dove sono? Questa cosa qui non può essere un caso. Non può essere un caso che c'è stata un'escalation. Sempre le stesse situazioni, sempre più gravi, a un certo punto questa cosa che mi ha quasi demolito. Non può essere un caso. La voce forte grida l'emergenza spirituale, che è un'emergenza, cioè ci mostra la strada. La sofferenza ci mostra la strada del cambiamento. Anche la sofferenza acuta, anche la sofferenza che ci sembra davvero ci distrugga. Ecco che allora possiamo qui ragionevolmente sentirla questa voce e ascoltarla. Se prima era troppo fioca ed era anche, eravamo anche legittimati, giustificati a non ascoltarla, qui non è più possibile. Non è più possibile, siamo di fronte a un bivio finale. E la maggior parte delle persone purtroppo sceglie ancora di soffocarla, sceglie ancora di zittirla, fino ad arrivare addirittura a soccombere. Piuttosto che ascoltare la voce e cambiare, si preferisce addirittura arrivare fino all'estremo, fino a morire. Ecco allora il terzo elemento: seguire la voce. E aggiungo, seguire la voce giusta. Ancora ci dice Martin Buber, una massima dei nostri saggi che vi invito a, su cui vi invito a meditare, considera tre cose: sappi da dove vieni, dove vai e davanti a chi dovrai un giorno rendere conto. Questo è un problema ancora più centrale oggi, non abbiamo più nessuno a cui rendere conto. Il sistema è talmente ingranato nei suoi ingranaggi materialisti, ha talmente depredato lo spirituale di ogni significato, e tutto è lecito, e alla fine
vale soltanto quello che ti puoi pagare, vince soltanto chi urla più forte, vince soltanto chi ha più potere, più denaro, eccetera. Quindi in fondo nessuno deve rendere conto a nessuno, se non ai contesti, ma i contesti sono talmente sgretolabili, talmente farinosi, che quasi non hanno neppure valore di resa dei conti. Se non c'è Dio, cioè se non c'è un principio spirituale fondativo non soltanto dell'ordine cosmico ma dell'ordine morale, non ci può essere niente, nessuno a cui rendere conto. Ed ecco che appunto vi è la voce che ti richiama al tuo ritorno spirituale, ma vi è anche la voce che viene definita da Martin Buber una voce, una domanda demoniaca, una falsa domanda che scimmiotta la domanda di Dio, la domanda della verità. Ma si riconosce dal fatto che non si ferma al dove sei, ma prosegue. Nessun cammino, dice, può farti uscire dal vicolo cieco in cui ti sei smarrito. Tradotto nei termini di oggi, questa è una fotografia del mondo di oggi. Nessuno può cambiare. Per quanto ci sforziamo, non possiamo cambiare. Io mi vado bene così, perché tanto in fondo nessuno può cambiare, né se stesso né gli altri. Nessuno può cambiare le cose, del resto le cose sono le cose, sono semplicemente le cose. Sentite come ritornano gli stessi concetti, come si riaggregano. Se tutto è un caso, che cosa c'è da cambiare? Tutto è frutto meramente dei capricci della sorte. Come diceva un maestro di tennis che conoscevo, mentre si trascinava con le gambe stancamente e trascinava il suo carrello con le palline, non c'ha un senso. Niente c'ha un senso. E così il mondo vince. Ma siccome noi siamo nel mondo, ma non siamo del mondo, dobbiamo avere la capacità di capire che la prima vittoria sul mondo e la prima vittoria per realizzare noi stessi e per raggiungere i nostri obiettivi è proprio vincere questa credenza radicale, radicata e radicale, che incatena l'intera umanità, cioè non si può fare niente, è troppo tardi, non si può cambiare. Questo aspetto naturalmente è legato alle tendenze anche che ci incatenano a noi stessi e alle nostre abitudini, quella che si chiama la zona di comfort. Non ho voglia di cambiare, è troppo faticoso cambiare, ma poi in fondo va poi bene, anche se sono quasi stato demolito, ma ce l'ho poi fatta, mi trascino, mi aggrappo come l'inerzia, no? Come una forza di inerzia che è molto lenta a fermarsi. Mi aggrappo a questa inerzia e mi lascio andare. Mi aggrappo alle mie certezze passate, anche se sono fallimentari, anche se tutta la mia vita ha dimostrato che sono fallimentari, alle credenze del mio ambiente, del mio mondo, quello che dice la maggioranza va bene, quello che dice la televisione va bene. E mi aggrappo a questa inerzia e penso che questa inerzia mi possa salvare, non mi rendo conto che invece mi porta ancora di più alla deriva. Invece, la scelta di rompere con queste catene è la scelta di vincere il mondo superando i limiti del mondo, che sono i limiti delle credenze del mondo. Ecco perché è l'inizio del cammino questo, l'inizio del ritorno. E anche l'inizio di tutte le lezioni, perché tutte le prossime lezioni ci guideranno proprio a questo cammino di ritorno, che è il cammino del superamento di tutti i vincoli che ci frenano, che ci incatenano, che ci inchiodano. Ed ecco allora il punto finale, il punto del ritorno. Qui permettetemi di essere un po' più speculativo sul finale, ma sentite come c'ha un senso. Parafrasando quel savio Tzaddik, poco Tzaddik, che era appunto quel benemerito maestro di tennis. Ritorno è legato al ravvedimento, c'è proprio una parola che ora non vi leggo il passaggio, ma
parla proprio di ravvedimento, e questo ravvedimento è legato al concetto stesso di ritorno, ravvedersi e ritornare, ritornare a se stessi ravvedendosi, ma il ravvedimento in senso spirituale è una redenzione. Ma ora sentite come questi termini perdono quella sorta di feroce senso di condanna, inquisitoria. Quella feroce inquisitoria che di solito hanno questi termini, soprattutto nel contesto cattolico. Perché la redenzione è proprio questo superamento del mondo in cui sono, uscire da questo mondo seguendo l'ascolto, la voce del richiamo spirituale per entrare nel vero mondo, la terra promessa, e ritornare all'origine, il giardino dell'Eden. Questa allusione chiaramente si riferisce alla relazione tra Abramo e Adamo. Pensateci, Abramo è proprio il primo che ascolta, il primo uomo, cioè il primo ogni uomo, ogni donna, il primo individuo che ascolta la voce, che è parlata, che è detta, che chiama ogni individuo. È colui che ascolta. Abramo, l'uomo, è ogni uomo e ogni donna. È colui che ascolta. E ascolta la voce che gli dice: prendi, esci dalla tua terra, dal tuo mondo, dalla tua zona di comfort e vai nella terra che io ti indicherò. Non sai qual è, ma sai che quella terra è la terra promessa. Ecco il cammino. Il cammino che implica la redenzione, cioè il ravvedimento, cioè il superamento di tutto ciò che era all'inizio del mondo dato, si configura come un ritorno. Perché il ritorno, cioè l'arrivo nella terra promessa, è il ritorno al giardino dell'Eden. Abramo è colui che redime Adamo. Adamo nasce dal suolo, Adama. Adamo è l'essere umano. Potremmo dire, nei nostri termini, che l'uomo conscio, Abramo, l'individuo consapevole, che ascolta il richiamo del superconscio, dello spirituale, ha la capacità di superare la sua stessa natura umana, la natura del terreno, la natura subconscia, e ritrovare e ritornare alla sua origine spirituale, a quel soffio che insufflò l'esistenza stessa spirituale in ogni uomo e in ogni donna. Ritorna attraverso il ravvedimento, attraverso il suo cammino. La redenzione che avviene è semplicemente attraverso il cammino che cambia se stesso e cambia il mondo, trasforma il mondo esteriore, ritorna a essere fatto a immagine e somiglianza di Dio. Perciò, davvero attraverso il ritorno a noi stessi che nasce da quell'ammissione, non di colpa, ma di verità. Sono qui. Sono qui. Guardiamo bene qual è il nostro mondo di adesso. Dove sono? Sono qui. Mamma mia, sono qui, che disastro. Oppure, ma, beh, insomma, poteva andare peggio. C'ho ancora molto da fare, ma mi sono accorto che mi sono mosso, che ho sgambettato abbastanza bene. Qualunque sia il luogo, il punto in cui siete, non abbiate preoccupazioni. Questo è l'insegnamento della prima lezione. Il ritorno a se stessi, il riconoscimento di dove si è, che innesca la domanda. Il riconoscimento iniziale di chi si è inizia la strada del nostro cammino, il nostro cammino spirituale.